Ciao di Crap, Pompi Fan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia, dalla riabilitazione. In questo video vi parlerò un po' della situazione delle criptovalute in Thailandia, che è un argomento che a me interessa abbastanza. Non so se qualcuno di voi può interessare. Allora, praticamente, il gigante bancario thailandese, cioè la Siam Commercial Bank, interrompe l'accordo di acquisizione di Bitkab. Bitkab è l'exchange più famoso in Thailandia. La più antica banca thailandese, Siam Commercial Bank, ha deciso di porre fine ai piani di acquisire una partecipazione nel principale scambio di criptovalute del paese, Bitkab, citando problemi normativi in sospeso. Siam Commercial Bank conclude l'accordo di transazione di azioni con Bitkab. Secondo Reuters, giovedì 25 agosto 2022, la holding di Siam Commercial Bank, cioè la Siam Commercial Bank Group, ha rivelato in una dichiarazione che non sono stati rilevati problemi anomali riguardo a Bitkab, dopo aver effettuato le due diligence, ma l'istituto finanziario thailandese non acquisirà più le azioni di maggioranza nello scambio. Sia Commercial Bank che Bitkab hanno deciso di porre fine alla transazione sulle azioni, mentre quest'ultimo lavora per risolvere i problemi con le autorità di regolamentazione thailandesi. Una dichiarazione della Siam Commercial Bank diceva: Bitkab sta attualmente risolvendo vari problemi secondo le raccomandazioni e gli ordini della Securities and Exchange Commission, cioè la SEC del thailandese, che sono incerti in termini di tempistica per risolvere tali problemi. Di conseguenza, l'acquirente e il venditore hanno concordato di terminare la transazione. L'accordo tra Siam Commercial Bank e Bitkab è stato annunciato per la prima volta nel novembre 2021. Il gruppo ha affermato che intendeva acquisire il 51% delle azioni totali di Bitkab per un valore di circa 17,85 miliardi di baht, equivalenti quasi a 500 milioni di dollari. All'epoca, Artit Nathawithaya, CEO della Siam Commercial Bank e presidente del comitato esecutivo, disse: La mossa è in linea con la strategia del gruppo Siam Commercial Bank di passare a un gruppo di tecnologia finanziaria, soddisfacendo le nuove esigenze dei consumatori ed entrando in una nuova arena competitiva che emergerà molto rapidamente nei prossimi 3 o 5 anni. Tuttavia, nel luglio 2022 l'accordo è stato ritardato indefinitamente a causa dell'inasprimento delle autorità di regolamentazione thailandesi sull'industria crittografica locale. La transazione avrebbe dovuto essere finalizzata entro il primo trimestre del 2022, previa approvazione di autorità come la Bank of Thailand e la Securities and Exchange Commission, cioè ovvero la SEC. La relazione della Thailandia con le cripto. C'è un incremento di adozione delle cripto fra i cittadini thailandesi. Il governo sta cercando di avvisare i cittadini a proposito di questo settore. E precedentemente, a marzo dello stesso anno, la SEC ha bannato l'uso delle cripto come pagamento in Thailandia, perché potrebbero essere fonte di lavaggio del denaro sporco, essendo che non c'erano appunto delle regolamentazioni in merito. Usati per furti cibernetici o altri crimini, insomma, che si possono commettere. Ok, un'altra notizia. Secondo quanto riferito il Ministero delle Finanze thailandese,
Il Ministero delle Finanze tarandese ha allentato la normativa fiscale sulle criptovalute nel paese nel tentativo di incoraggiare gli investimenti nella classe di asset emergente. Questo sempre riferisce Reuters l'8 marzo 2022. Oggi il gabinetto tarandese ha annunciato un allentamento delle norme fiscali per gli investimenti in risorse digitali, una mossa che ampiamente considerato un tentativo di promuovere e sviluppare l'industria emergente a seguito dell'interesse record per il trading di criptovaluta nel paese. Le nuove regole, una volta entrate in vigore, scusate, consentiranno ai trader, quindi queste nuove regole, consentiranno ai trader di compensare le perdite annuali con i guadagni per le tasse dovute sugli investimenti in asset digitali. Inoltre, esenteranno un'imposta sul valore aggiunto del 7% per il trading di criptovaluta su piattaforme di criptovaluta autorizzate, quindi per esempio Bitcap, ha dichiarato in una conferenza stampa il ministro delle finanze tarandese Arcom Terpi Tajapaisit. Vi chiedo scusa per la pronuncia, sicuramente sbagliata, mi perdonerete se non sono proprio. Non ho la dizione, proprio l'accento tarandese. In particolare, l'esenzione fiscale dovrebbe entrare in vigore da aprile 2022 a dicembre 2023 e coprirà il commercio di valuta digitale dalla banca centrale al dettaglio, CBDC, che probabilmente sarà emessa dalla banca centrale tarandese entro la fine dell'anno. È degno di nota che la popolarità delle risorse digitali è aumentata vertiginosamente come mai prima d'ora in Thailandia nell'ultimo anno. In particolare, il numero totale dei conti di trading di criptovalute è salito alle stelle a circa 2 milioni alla fine del 2021, da appena circa 170.000 all'inizio dell'anno. In particolare, Bitcoin è la criptovaluta più popolare in Thailandia, il che non sorprende dato il comando che Bitcoin detiene nel mercato globale degli asset digitali. Oltre all'allentamento delle norme fiscali, al Ministero delle Finanze tarandese ha anche approvato agevolazioni fiscali per gli investimenti diretti e indiretti nelle start-up, in particolare agli investitori che investono per un minimo di 2 anni in start-up, verrà offerta un'agevolazione fiscale per 10 anni fino a giugno 2032. Regolamenti sulle criptovalute nel sud-est asiatico. Mentre la Thailandia sta riflettendo sull'allentamento delle normative fiscali sulle criptovalute nel paese, le cose non sono così incoraggianti nel paese vicino, l'India, dove investitori e trader di criptovalute sono pronti a essere colpiti da un'aliquota fiscale fissa del 30% su tutti i profitti. Quindi ancora la Thailandia, diciamo, è quasi un paradiso fiscale per le criptovalute. Crypto.news ha riportato il 1 febbraio come l'India dovrebbe implementare un'imposta sulle plusvalenze del 30% su Bitcoin e altre criptovalute scambiate nelle borse indiane. All'epoca il ministro delle finanze indiano disse: c'è stato un aumento fenomenale delle transazioni nelle risorse digitali virtuali. L'entità e la frequenza di queste transazioni hanno reso imperativo prevedere un regime fiscale, aggiungendo: abbiamo fatto circolare un documento, stanno arrivando input, stanno arrivando stakeholder pubblici, quindi la regolamentazione passa attraverso quel processo. Non aspetto che arrivi la regolamentazione che tassa le persone che guadagnano. Posso. Quindi non si aspetta che arrivi una regolamentazione che tassi le persone che guadagnano da trading di criptovalute. Poi aggiunge: posso aspettarmi che arrivi questa regolamentazione? Speriamo di no. Allo stesso modo, nell'ottobre dello scorso anno, l'organismo di controllo finanziario malese ha annunciato una revisione delle sue linee guide IEO e DAC per stabilire un ambiente normativo più favorevole e sicuro per i trader di asset digitali del paese. Va anche ricordato che nell'aprile dello scorso anno l'organismo di vigilanza fiscale di Singapore, The Internal Revenue Authority of Singapore, il cui acronimo è IRAS, aveva pubblicato nuove linee guida che indicavano un'esenzione fiscale
per Hard Fork e Airdrop. Bene, per questa notizia è tutto. Scusate se mi sono dilungato. Cucumma Crap per avermi seguito. Spero che questa notizia possa essere utile, possa interessarvi. Cioè, io personalmente sono molto favorevole alle criptovalute. Ho comprato qualche centesimo di qualcosa, qualche satoshi, e me lo tengo gelosamente da parte, aspettando che insomma si stabilizzi un po' la situazione planetaria, perché attualmente c'è una confusione in giro che sta facendo impazzire i mercati e quant'altro. Detto questo, ragazzi, Leopoldgammai, next time, la prossima volta. Ciao ragazzi, ciao.